Siamo con la Monica, che è vice sindaco a Giosamarea. Io e Teodoro ci conosciamo da una vita e mi posso permettere di chiedere quello che voglio. Non abbiamo concordato questa intervista. Posso anche essere cattivo su quello che è un problema serio che abbiamo nel paese, che è quello della spazzatura. Degli indignati nel paese per aver visto che il santo protettore di San Leonardo nella processione passava accanto ad un cumulo di materie che era più di materiale di spazzatura che era più alto della stessa statua del santo. Questo è qualcosa che non possiamo più consentire per il futuro, giusto? Il problema è che lì ci avevamo lavorato per togliere, perché abbiamo fatto intervenire anche mezzi meccanici come in altri posti. Purtroppo in quei giorni si è creata una crisi, diciamo, di sistema, io la chiamo, perché la crisi viene anche dal fatto che a Palermo è stata incendiata la discarica del Bellolampo, che ha prodotto un danno di milioni di euro, diciamo, perché questo viene detto oggi, e per i danni ambientali che ha prodotto probabilmente ne pagheremo anche le nuove generazioni. E quindi molti camion di Palermo venivano a scaricare la discarica Mazzarà. Questo ha creato una crisi anche alla discarica di Mazzarà, che è l'unica nella zona, e quindi anche non siamo potuti intervenire immediatamente, anche se avevamo previsto questo tipo di interventi. Il secondo problema che c'è anche in quei cumuli di rifiuti è che non sono rifiuti, perché non tutti i rifiuti possono essere trattati allo stesso modo. Perfetto, ti vengo incontro. Allora, noi abbiamo fotografato ieri sera due materassi e una rete, pieno centro cittadino di San Giorgio, che è la perla del comune, dico uno dei centri più rinomati. Questi materassi e la rete non sono stati tolti da ben 2 settimane, sono rimasti al centro di San Giorgio. Anche questo è inaccettabile, giusto? Loro dicono a San Giorgio che hanno telefonato più volte al numero verde. È stato segnalato da 2 settimane e nessuno è venuto a prendere. Dico, questo è documentabile, dico, sono ancora là i materassi, questo è il problema. Io non lo so se loro hanno telefonato, e questo non lo posso certificare sicuramente. Noi abbiamo avuto da questo punto di vista qualcuno che ci ha detto che telefonavano e magari non rispondevano, però a me risulta che in alcuni posti sono andati a prendersela a casa direttamente, quindi diciamo in questo si può creare anche contraddizione rispetto a C'è un problema con i rifiuti solidi, quelli ingombranti? In passato era strutturato meglio, c'erano dei giorni precisi quando si raccoglieva e ora non si raccoglie più. C'è una disfunzione o no? No, loro raccolgono di sabato. Il problema si è creato nelle 2 settimane di Ferragosto, perché durante quel periodo si sono accumulate tante di quei rifiuti in questo paese, ma in tutti i paesi del mare. È un fatto normale, non stiamo dicendo che è stato un fatto straordinario. Nei fatti è diventato anche un fatto straordinario, perché dalle tonnellate che sono state pesate nella discarica, in quei giorni si sono triplicate rispetto ai giorni precedenti, perché noi giornalmente viene rilevato quanto rifiuti vanno in discarica, perché paghiamo la discarica in base a quanto rifiuto arriva in discarica. Ogni tonnellata ha un prezzo. Allora, tu sei soddisfatto al momento quindi del come opera la Dasti? Io non sono soddisfatto, non di come opera la Dasti, non sono soddisfatto perché il problema non è la Dasti, il problema è il sistema dei rifiuti, che lato è superato. E dobbiamo sapere pure una cosa, che io credo che vada detta: i lavoratori che lavorano avrebbero bisogno dello stipendio. Perché, scusa, ti interrompo, perché noi abbiamo avuto qualche commento, è stato oggi pomeriggio sul gruppo Gioiosani su Facebook, dove si diceva appunto che la gente non ha lo stipendio, quelli della Dast, e quindi imputavano a questi il fatto che poi non vengono a raccogliere il materasso. No, c'è questo problema degli stipendi, che non riguarda solo l'Est, riguarda tutte le ditte di rifiuto, perché il problema vero che è venuto fuori qual è? L'ato di Messina 2, che è il nostro ato, è stato diciamo pignorato dalla ditta precedente, quindi i soldi che entrano, perché si è creata una crisi di sistema rispetto agli incassi, rispetto alla bollettazione, molti hanno pagato, altri non hanno pagato, e quindi questo ha creato un debito che in Sicilia ammonta a circa 1 miliardo di euro, che comunque poi alla fine qualcuno pagherà. Il problema è che la Dast sostiene, perché noi abbiamo sollevato anche questa discussione, e credo che sia giusto dirlo anche ai cittadini, che i cittadini sappiano, la Dast sostiene che lei ha anticipato 12 milioni di euro allo stato attuale di tasca Ma noi al aperta. momento a chi paghiamo quindi? Noi, No, no. non paghiamo il E comune. per ora chi gestisce esattamente? Perché c'è un pochino di confusione, quindi la Tirrenia, la Dast, chi gestisce? Cioè l'ente gestore allo stato attuale è il lato Messina 2, ancora, fino al 30 settembre.
perché è in liquidazione. Dopo il 30 settembre dovrebbe entrare in funzione la SRR, che ancora non è stata approvata, quindi anche qui si genera un altro problema. Quindi noi non incassavamo, il primo atto che ha fatto l'amministrazione che è subentrato alla, appena eletta, diciamo, il primo atto che ha fatto è quello di acquisire la bollettazione, però dobbiamo mettere a regime anche il sistema per poter bollettare. Quindi prima o poi noi pagheremo, cioè i gioiosani pagheranno, a chi pagheranno? Al comune, e pagheranno circa un anno e mezzo quindi di arretrati. Non, il comune incasserà quest'anno, non incasserà il mese precedente, poi si capirà come fare. Perché quindi il comune ha intenzione di iniziare, cioè la bollettazione inizierà a gennaio? No, penso che inizierà prima di gennaio. Questa è una notizia, siamo sicuri. L'ufficio dei tributi del comune sta ricostruendo, diciamo, l'anagrafica dei contribuenti, perché rispetto all'anagrafica che è stata fornita è un'anagrafica molto vecchia da parte del lato, che le carte sono arrivate. Noi il primo obiettivo che ci siamo posti sia come amministrazione ma l'ufficio competente che è l'ufficio tributo è quello di aggiornare, perché dobbiamo far pagare chi deve pagare. E la tassazione precedente a chi andrà quindi? E la tassazione precedente non lo so come finirà, perché su questo ci siamo qua, però ora noi siamo completamente allo sbando. Noi ci siamo preoccupati solo di una cosa, di far funzionare il regime da quando l'abbiamo preso noi. Nel senso che abbiamo preso la bollettazione, abbiamo fatto l'accordo con la discarica, scarichiamo perché abbiamo fatto l'accordo con la discarica, perché la discarica se non paghi mensilmente ti chiude le porte e non ti fa più scaricare. Una delle cose che è successa in questi mesi, che non si sono create tranne quei giorni di agosto stretti, 15-16, un po' di rifiuti, perché normalmente sono state raccolte e scaricate in discarica, tutti i rifiuti diciamo indifferenziati. Ti interrompo, allora a questo punto penso sia anche importante capire quale sarà la tariffazione, cioè che tariffe verranno applicate, quelle del precedente del lato, perché a questo punto io posso anche dire guarda, io non sono soddisfatto di quello che vedo della raccolta attuale, quindi potrei chiedere anche una riformulazione di quelle sono i tariffari. Le tariffe le decide il Consiglio Comunale, c'è stata una decisione del Consiglio Comunale precedente a questo che ha deciso quanto si deve pagare in base a tutta una serie di criteri. Anche quindi, se non sono soddisfatto io del servizio, a quel punto posso anche... Questo, sai, su questo si possono aprire contenziosi che vuoi, però alla fine il problema è che dobbiamo uscire da questo sistema se vogliamo fare funzionare i rifiuti. In questo io chiederei anche collaborazione ai cittadini, perché è sbagliato andare a depositare qualsiasi prodotto accanto ai cassonetti dal punto di vista, perché tutti i rifiuti non possono essere trattati allo stesso modo. Noi ci troviamo, adesso mettiamo, stiamo facendo una catalogazione tramite gli uffici dei vigili urbani dell'Eternit buttato in giro per questo paese che dovremmo smaltire, ma per smaltire l'Eternit ci vogliono una ditta specializzata. Abbiamo chiesto il preventivo a 3 ditte per sapere, perché costa tutto questo, costa raccogliere gli ingombranti, costa raccogliere i rifiuti. Quindi noi stiamo lavorando e credo che firmeremo in questi giorni, fra l'altro stiamo discutendo con la DAST l'accordo con loro, così diventa direttamente il rapporto anche col comune, l'atto di subentro, perché pensiamo di fare la raccolta differenziata e speriamo che entro diciamo giro un mese e mezzo di essere in condizione di far scomparire i cassonetti dal centro di Gioiosa e dal centro di San Giorgio. Alcuni sono scomparsi, giusto? Alcuni immediatamente sono scomparsi dalla e nazione. Tu sei contento del fatto che siamo scomparsi e poi la gente non sapeva immediatamente dove buttare la spazzatura, perché qualcuno ha avuto il problema, giusto, di non trovare dove buttare poi la spazzatura? È stato fatto il manifesto, dove sono state tolte i cassonetti, è stato detto, queste cassonetti sono state tolte da qua e sono state spostate in questo posto, perché il primo obiettivo che ci siamo posti è quello di togliere la nazionale, già c'è un paese turistico. E credo che sia sbagliato che durante la fase estiva nelle piazzette del centro ci siano i cassonetti messi in quel modo, diciamo, per il paese. E quindi la prima cosa che abbiamo fatto, abbiamo tentato di spostare alcune cose. Abbiamo spostato quelle di Fontana Vecchia, che era combinato, in questi anni la gente solo ricorderà quello che succedeva lì d'estate, in una zona in cui la circonvallazione di Gioiosa, che diventava la strada di transito di tutti quelli che venivano a Gioiosa, quando c'era l'isola pedonale a Gioiosa durante il mese estivo, sicuramente di agosto. Quindi alcune azioni le abbiamo fatte immediate. Adesso in queste ore, settimana scorsa, abbiamo avuto un incontro con la d'Asti, abbiamo deciso che al 50% del paese, dei cittadini di Gioiosa, faremo la raccolta porta a porta. Saranno fornite, questo poi se ne occuperà, diciamo, la ditta. Teniamo conto anche di gente che non può, cioè gli anziani e altri che hanno bisogno di andare a buttare la spazzatura, quindi si deve in qualche modo anche aiutare queste persone, non sono pochi. Si farà, diciamo, con contenitori diversificati. Rispetto alla raccolta differenziata, perché l'obiettivo è portare meno rifiuti in discarica e pagare meno.
avere, diciamo, rispetto ai rifiuti riciclati che vengono fatti, diciamo, la raccolta differenziata in molti paesi, anche dal nord, dove funziona perfettamente, i cittadini pagano, in alcuni posti addirittura si arriva all'abolizione della bolletta per i rifiuti, perché i rifiuti possono diventare una risorsa. Questo noi dobbiamo spiegare, e la capacità della stampa. Io qualche volta mi arrabbio, non perché si dicono le cose, perché credo che la stampa deve dire le cose, e deve dirle però tentando di essere anche in condizione di dare una linea rispetto all'impostazione. Non basta la protesta rispetto a questo, al sistema dei rifiuti, non basta ricercare i responsabili, perché i responsabili primi di questa vicenda sono l'Assemblea regionale siciliana e il governatore della Sicilia. Quello precedente è questo, perché non ha avuto la capacità di decidere cosa fare, scaricando la responsabilità sulla singola amministrazione comunale, fra l'altro tagliando anche i fondi, perché i comuni hanno, noi quest'anno a Gioiosa avremo 400.000 euro in meno rispetto al bilancio dell'anno scorso di trasferimenti, questi assodati. Non sappiamo cosa succede con la regione siciliana, perché questi vengono meno dallo Stato, ci saranno, quindi ha scaricato la responsabilità sul livello più basso. Questa classe dirigente, questa classe politica di questo dovrebbe assumersi la responsabilità, i cittadini dovrebbero sapere, perché ai cittadini viene semplice, ed è giusto che sia così, impattare immediatamente il sindaco. Non sa dietro questo ragionamento cosa c'è, dietro questo sistema che va in crisi, dietro il fatto che magari i lavoratori della DAST non vengono pagati perché la DAST non prende i soldi da mesi da parte dell'ADE, e quindi magari è anticipato. Io non voglio difendere l'azienda, però io penso che un'azienda privata che ha fuori di tasca sua in anticipo 12 milioni di euro diventa un problema, non è una cosa semplice sostenere, non può diventare la banca della regione. Quindi credo che la regione da questo punto di vista si dovrebbe... Allora, guarda, però tu devi anche capire che praticamente il paese, se vede che il paese è... i cittadini vedono che è sporco, con qualcuno se la devono prendere, giusto? Non possono parlare dell'ARS o dello Stato. Tu sei l'interlocutore diretto, giusto? Siccome sei l'interlocutore diretto, tu sei un rappresentante, cioè sei il vice sindaco, io parlo perché ci sei tu di fronte, no? È giusto che la gente se la prenda con te, tu con te deve parlare, tu sei l'interlocutore. Quindi questo devi accettarlo. Questo lo accetto. Perfetto. Sono d'accordo con te sul fatto che serve l'educazione, nel senso che bisogna intervenire, dicevi, con le scuole, siamo perfettamente d'accordo. Vorremmo far capire, appunto. Però devi anche comprendere che praticamente la gente non ne può più, cioè i cumuli di rifiuti e gli ingombranti e vedere la strada distante in quel modo, e poi giri ed il paese è sporco, cioè la dasti. Io ho seriamente, perché quello che vedo io non sono soddisfatto, non so tu, ma io, se devo fare dei confronti con l'anno scorso, sembra leggermente più sporco il paese. Ma su questo lato ci sono le contraddizioni. Ci sono molti cittadini che mi fermano e dicono che è più pulito il paese, cittadini comuni, perché tutto diventa politica molto spesso, diciamo, in queste cose. Però non è questo che mi interessa dire. Io ti posso dire però che qui siamo intervenuti anche il giorno di Ferragosto, perché se non fossimo intervenuti il giorno di Ferragosto non lavorava nessuno. Non lavorava, la discarica era chiusa, tutti erano chiusi, non si poteva lavorare. A Gioiosa abbiamo avuto quel giorno la disponibilità di una persona che ha pulito almeno le zone del centro. Quando è finito i tre giorni, questo paese per pulirlo ci è voluta la spazzatrice 2 giorni, perché anche questo bisogna responsabilizzare anche chi viene qua. Io credo che rispetto a questo noi abbiamo fornito anche i sacchetti agli ambulanti che erano, diciamo, quelli messi per via Mazzini. Ma via Mazzini, se tu passavi alle 2 di notte del 16, l'indomani mattina ci avrebbe voluto forse la ruspa per pulire quello che lasciavano. Questo credo che non sia possibile addebitarlo agli altri. Io credo che ognuno dovrebbe contribuire in questo senso, perché tu hai uno spazio tuo, noi ti abbiamo fornito lo strumento, non ci costerebbe nulla metterlo dentro il sacco e passano quello a ritirare nel sacco immediato, perché questo costa anche ai cittadini pulirlo. Nel piano d'ambito che ha fatto il lato è previsto a Gioiosa la pulizia per 52 giorni, quindi non è prevista la pulizia tutti i giorni di tutto il paese, è prevista la pulizia, noi avevamo tentato di fare un preventivo rispetto a questo, ma i costi sono talmente alti che poi pagano i cittadini, perché fra l'altro c'è una disposizione ormai di legge, perché prima la bolletta non era solo meno perché sono aumentati i costi, la bolletta prima era meno perché una parte dei soldi ne metteva il comune dal bilancio generale. Questo non si può più fare perché diventa una debita erariale per l'amministratore, c'è un conto corrente dedicato. Tutto quello che costa deve essere preso dai cittadini. Questa è l'impostazione che c'è. Mi chiarisci questo contratto un attimo? Dicevi 52 giorni, anche per capire chi ci ascolta. Cosa vuol dire 52 giorni? Quindi? Nel senso che il paese viene pulito a pezzi un giorno alla settimana. Nel senso che oggi pulisci queste strade,
domani pulisce quegli altri. Non c'è la polizia generale del paese tutti i giorni. Molto si aiuta con la spazzatrice quando arriva la spazzatrice, perché pulire il paese generale ci vorrebbe tante persone, sì, per pulirlo, non è che ci potrebbe bastare per gli orari. E quindi è previsto nel piano d'ambito che ci sono dei calcoli, questo lo possiamo vedere, lo possiamo pure pubblicare come sono fatti. Quando hanno fatto il piano d'ambito hanno previsto tutta una serie di cose. Molto spesso si pulisce solo il centro maggiormente, perché in quel periodo si pulisce. Quindi ci possono essere disfunzioni. Ci sono disfunzioni anche rispetto a. Ma io ti dico che praticamente ci sono delle zone più sporche, forse si deve a queste disfunzioni. Ora, siccome gli errori servono perché poi uno può migliorare, sugli errori si basa e poi si deve necessariamente riprogrammare. Questo penso possa servire voi per il futuro, cioè. Noi vorremmo aiutare la noi vorremmo aiutare questo tipo di sistema, anche supportandolo in alcun modo anche con nostre persone, perché ogni cosa costa e costa ai cittadini. Questo è il problema. La cosa che ti volevo dire prima, se a noi costa 800.000 euro l'anno per smaltire i rifiuti di geosa, fra discarica, spazzamento, il conferimento, il lavaggio di cassonetti, la polizia generale, tutto questo costa, questo grava sui cittadini. Io penso che faremo un'iniziativa dove queste cose le metteremo proprio, come si dice, a nudo rispetto ai costi, perché i cittadini credo devono sapere quello che succede. In questo credo una collaborazione maggiore, in punta di piede la chiedo a tutti, perché se tu diciamo per il paese le carte non le butti in giro, o se tu i rifiuti come a San Leonardo dove si è detto questa cosa, lì c'è stato un problema, perché quelle della DAST hanno avuto pure un danno, perché noi abbiamo caricato in alcuni posti con il Bob Cart alcuni materiali del compattatore rovinano la griglia interna del compattatore, perché se c'è ferro, se c'è terra, se c'è materiale di questo tipo, quindi metterlo indiscriminatamente dentro il compattatore produce anche questi effetti. E lì a San Leonardo non erano solo rifiuti, lì c'era terra, c'era sterra, c'era di tutto, c'era ferro, c'era di tutto, che era stato raccolto con una motopala messa a disposizione, diciamo, in quella zona, e noi avevamo previsto che potesse essere caricato, ma per caricarlo non può essere caricato nel camion, diciamo, nell'autocompattatore tutto generalizzato per com'è. Questo è il problema pure. Cioè, cosa mi garantisci tu fra 2 mesi? Noi ci rincontriamo e te stesso posto fra 2 mesi esatti. Che garanzie mi dai? Cosa posso chiederti io fra 2 mesi? Tu fra 2 mesi credo che la cosa su cui voglio scommettere, da quando sono, diciamo, mi sono occupato di questa per l'amministrazione, insieme al sindaco ci siamo occupati delle decisioni per quanto riguarda questo sistema, la cosa che io vorrei, sarei contento fra 2 mesi, che fossimo in grado di fare scomparire i cassonetti al centro di Geosi e al centro di San Giorgio, perché tutto porta a porta non si può fare l'intero paese. Vorremmo partire da questo. Questo è l'obiettivo che ci siamo dati nell'ultimo incontro che abbiamo fatto alla DAST. Lo perfezioneremo settimana prossima, questo tipo di impostazione, con l'atto di subentro che faremo come comune rispetto al contratto che c'è, dove, diciamo, preciseremo anche gli obiettivi che noi vogliamo. Questo è l'obiettivo che ci vogliamo proporre. L'altra cosa è che credo che bisognerebbe proporre, ci sono zone come il torrente San Martino, molto spesso diventa una discarica dove tutto si butta, non serve questo, non aiuta nessuno questo tipo di sistema. Pubblicizzare, diciamo, noi abbiamo messo l'orario nei cassonetti quando si dovrebbe buttare la spazzatura. Ci sono tutta una serie di cose che abbiamo fatto che poi in fondo, diciamo, non tutti le rispettiamo come dovrebbero essere rispettate. Credo che questo sia un limite rispetto al sistema che dovremmo. Io chiedo anche al sito, lo dicevo ad Alessio l'altra volta così in un po' parlè, se possiamo anche tramite il sito cominciare a condurre una campagna rispetto al sistema dei rifiuti al limite quali sono, perché io credo che la responsabilità ognuno se la deve prendere. Ci mancherebbe. Questo se la deve prendere, tutti fino in fondo. Però in questo credo dobbiamo creare un sistema in cui tutti collaboriamo. In positivo, io penso che sui rifiuti battaglie politiche non si devono fare e non servono fare battaglie politiche, perché è un sistema che chiunque governa ha avuto, quindi non è un problema, diciamo, che riguarda questa, quella e quell'altra amministrazione. Se noi guardiamo tutta la zona ci accorgiamo qual è il sistema nei vari paesi, e quindi al di là dell'appartenenza politica rispetto a questo, diciamo, non muta molto, quindi è un sistema generale su cui dovremmo, io credo, noi dovremmo condurre, in parte la farà anche la società con questo porta a porta, una campagna informativa alle famiglie, diciamo, quando fornirei contenitore, perché il contenitore che fornirà non sarà unico, ci sarà quello per la plastica, ci sarà quello per il vetro, ci sarà quello per l'indifferenziato, ci saranno i vari contenitori che tu dovrai consegnare la mattina, poi entro un dato orario, ci sarà una fascia oraria che tu dovrai mettere davanti alla porta e passa, diciamo, quello che ritirerà i rifiuti, quindi non dovremmo più vedere quell'accumulo di rifiuti intorno ai cassonetti, non essendoci più cassonetti, almeno per il centro, e poi su tutto dovremmo condurre una campagna più generale. Io vedo, su questo la cosa che vorrei che i mezzi di informazione in generale si approfondisse di più rispetto al problema. Perché è semplice scaricare sull'anello più basso,
questo tipo di cose. Non si scarica su chi fa le leggi, non c'è un piano dei rifiuti, è uscito 8 giorni fa il piano dei rifiuti siciliano, non c'era un piano dei rifiuti in questa Sicilia, è uscito 8 giorni fa e cade il governo adesso, quindi avremo un nuovo governo, che farà un altro piano, federerà questo e ne farà un altro. Anche queste cose comportano, diciamo, un clima di cui i cittadini ne risentono in generale, ma anche le amministrazioni ne risentono, anche chi si occupa di questi temi. Quindi credo che ci sia un problema anche di natura di classe dirigente in questa nostra regione. Teodoro, noi ci rivediamo qua fra 2 mesi, va bene? Tu mi hai detto quello su cui siete disposti a scommettere e io su questo fra 2 mesi ti chiederò, va bene? Faremo una valutazione, va bene? Vorremmo condurre questa. Noi siamo disponibili, ci mancherebbe altro. Tutto quello che serve per risolvere i problemi del comune, io penso che non ci sono problemi nel aiuteremo con tutti i nostri mezzi. Io vorrei fare come la Svizzera in questo, per esempio, forse più calzante rispetto al sistema della polizia delle città e la Svizzera, per quelle che ho potuto conoscere io, o forse l'Inghilterra in parte, per le zone che non è, guarda il caso di andare lontano, possiamo anche fermarci nel nord-est, noi riusciamo a riciclare quasi tutto, ma lì un problema è di educazione, si parte alle scuole elementari, si educano i bambini dalle scuole elementari e poi ci sono i frutti dopo 10 anni, investire su questo. Su questo investiremo. Io ho già parlato con la dirigente scolastica qualche mese fa, appena mi sono insediato, dicendo che volevo condurre una campagna nelle scuole rispetto ai rifiuti, informativa, qui nessuno se la prende con nessuno, nessuno considera i gioiosani diversi dagli altri, che sono cittadini tutti come gli altri. Vorremmo che però su questo l'attenzione fosse maggiore, i cittadini rispetto a questo, tutti possiamo fare una cosa, io credo questo, che tutti possiamo fare una cosa anche piccola per cambiare questo sistema, per spendere meno e per costare meno, perché il sistema del rifiuto, facendo la differenziata, può costare meno e può costare meno anche alla tasca dei cittadini, che è la cosa che vorremmo fare, ridurre la bolletta pure alla fine. Grazie. A 2 mesi, grazie a te.